Chirico, è inutile nasconderselo, secondo molti questa sconfitta in Emilia è fondamentale perché dimostra la non imbattibilità di Matteo Salvini. Ma io credo che questa sconfitta vada anche un po' analizzata nei numeri e nelle proporzioni. Allora, innanzitutto nelle ultime 9 elezioni regionali la Lega ha vinto in centrodestra con la Lega in 8 regioni su 9. Tra Emilia Romagna e Calabria la Lega passa da 9 a 19 consiglieri regionali, se non sbaglio Molinari. Sì, nella regione più rossa d'Italia, la Lega è il secondo partito con il 32%, cioè il mondo è cambiato, però ha vinto Stefano Bonaccini, ha vinto il suo buon governo e secondo me l'analisi che la Lega deve fare anche per il suo futuro riguarda piuttosto un altro aspetto. La campagna elettorale è stata una campagna martellante e anche entusiasmante perché Salvini si è mosso tra i cappelletti, avete visto i formaggi, è andato nelle aziende, è stato nelle piazze, si è fatto molto vedere tra la gente. Però c'è stata una vera e propria corsa chiamata alle armi, una corsa al voto contro il pericolo Salvini, cioè rispetto alle regionali, perché io tenderei a confrontare regionali con regionali e non europee con regionali perché certo, sono elezioni diverse, ma rispetto a 5 anni fa il tasso di affluenza alle emiliano-romagnole dell'altro giorno è passato dal 37 al 67%, il che vuol dire che anche alcuni messaggi forti, anche aggressivi, anche estremisti in alcune situazioni come quella citofonata, aberrante francamente, come la scena di Bibiano, anche a Bibiano la Lega ha perso. Bene, quegli episodi lì cosa hanno fatto? Hanno mobilitato un elettorato astensionista di centrosinistra e insieme alle sardine che sono state brave in questo meccanismo, tanta gente che magari sarebbe rimasta a casa a mangiarsi i cappelletti perché non aveva molta voglia di andare a votare, ma di fronte a certe scene è rimasta un po' impressionata e ha detto è il caso che andiamo tutti quanti a votare. Questo meccanismo può replicarsi e rischia di replicarsi a livello nazionale se la Lega non fa davvero l'ultima svolta del Salvini 2.0, come l'ho chiamato io anche nel mio libro, ma oggi ne parla anche sul Foglio, intervisto Luca Ricolfi, altri, Marcello Pera, che spiegano che proprio perché oggi la Forza Italia è a quelle percentuali che ricordavamo, si deve moderare Salvini. C'è tutto un elettorato moderato, fra virgolette, in Emilia Romagna c'è gente colta, c'è un'imprenditoria, una borghesia colta in Emilia Romagna, che non va a votare una persona, un ex ministro che citofona a un cittadino ignaro perché qualcuno ha detto che spaccia. Velardi. No.